salve a tutti, trasmettiamo questa puntata del Canolo Report, questo episodio zero, l'unico in italiano, a fine dicembre 2019, perché come detto tutti gli altri andranno dal 2020, dal mio studio in Irlanda. Mi trovo in Irlanda perché sto realizzando un reportage per Smashing Sicily, un documentario sull'Irlanda, e cercando di trovare le comparazioni, sono tante, tra l'Irlanda e la Sicilia. Sarà divertente, vi faremo sapere quando andrà in onda. Il Museo Salinas di Palermo è stato dichiarato uno dei 10 musei archeologici più belli del mondo, uno stupendo riconoscimento. Intanto qua vedete l'ariete bronzo, uno stupendo riconoscimento per il Museo Salinas di Palermo, dicevo. I musei archeologici in Sicilia sono un must se si viene in Sicilia in vacanza, non si può perdere la visita a un museo archeologico. Oltre a quello di Palermo, gli altri due grandissimi musei archeologici sono quelli di Siracusa, il Museo Orsi, e quello di Agrigento della Valle dei Templi, ma voglio dire, ce ne sono tanti altri. La Sicilia è piena di questi musei archeologici che a volte sono proprio in situ, cioè si trovano all'interno dei siti archeologici stessi, e vengono chiamati antiquarium perché hanno i reperti di quel sito specifico. Neve sull'Etna, l'Etna piena di neve, non solo l'Etna, anche le Madonie in Sicilia. Bellissimo venire a vivere anche questa esperienza della settimana bianca, sciare in Sicilia. Sciare in Sicilia sull'Etna è un'esperienza unica, perché si ha la sensazione di finire al mare, no? Perché sciando vedete di fronte a voi il mare, vedete di fronte a voi anche l'Italia, la penisola italiana. Insomma, l'effetto poi plastico della montagna fa sembrare che la fine, appunto, della pista di sci debba essere il mare. La Sicilia è una terra di tradizioni, una terra antica, quindi una terra antica. I racconti, le leggende, le tradizioni si moltiplicano in maniera esponenziale nel corso degli anni, dei secoli, dei millenni. La medicina popolare è una dei capisaldi delle tradizioni siciliane, e nei tempi antichi si usavano tantissimi rimedi per combattere le varie malattie. Tutt'oggi alcuni di questi sono validi, e tutt'oggi ci sono persone che continuano ad adottare dei rimedi contro, ad esempio, il mal di gola. Vediamo in questo servizio di Rosanna Paternostro. In Sicily, you know, the smell of warm bread often fills up the homes and hearts and delights every palate. Women make an effort and offer bread, the schiacciate, that is mashed bread, that pleasantly is consumed, seasoned with a little oil and a pinch of oregano, along with a good glass of wine, and why not, even a piece of tomazzo, which is Sicilian cheese. Often though, in certain times of the year, bread takes on curious forms and names. It is the case of the panuzzi of San Biagio. They are shaped by Assunta, the lady who also sups in her home. She shows us how she masters an all-female know-how, handed down from generations. Hello, Assunta. Hello, Rosanna. What are you doing? I am making panuzzi of San Biagio that are needed for the sore throats. Once a child swallowed a fish bone that was left in his throat. The legend says that day there was a saint who miraculously brought out the bone from the throat of the child, saving him. And from that day, every eve of San Biagio, on February 1st, we prepare these breads that are offered for the goodwill of the saints. In Sicily, every excuse is good to party or to cook something. Especially from spring until late autumn, it is a feast of something or a party of some saint everywhere. La farina in una casseruola. You put the flour in a bowl, then melt the yeast, putting a pinch of salt, then you add water, and you start to knead. Li fai tutti gli anni?
Sì, io li faccio tutti gli anni. Ma da sempre, da quando? Sì, ma da quando sono sposata tutti gli anni. Do you do them every year? Yes, I do them every year. But always? Since when? Since I've been married, every year. And your mom used to do it as well? Yes, my mom, my sisters, even now, they are all at home preparing these little breads. Here, when you do the first cut with the knife, you do a cross. Just like the Sicilian ones, sign of the cross, kiss the dough, and work in aura of secretness. What are these little cuts represent? They represent the throat, in memory of the miracle of San Biagio. If you eat it, the sore throat really goes away, at least, sometimes. These breads are divided in church and among people. Often I don't bring any at home. You don't bring any at home. You can say that they do not have any left. Because two for her, and two for her, and for my sisters, and to the one next to my granddaughter, to my daughter-in-law. We are used to making them now. Like my husband says, chi tu non tu scorda fare un panuzzo? When I ask you something and you forget. This Sicilian husband, always grumbling. Now we will put them in the oven. How are they now? They are still white. They are not cooked. And they are still raw. Do you understand them from the color? Yes. The breads are finally ready. And Assunta is preparing me some to take home. I have cheese and olives, wine as well. And what is there better than here in Sicily? Ti saluto. In Sicilia questa settimana si aggira con minime di 10, massime di 15, tempo prevalentemente nuvoloso. Nelle zone invece di alta montagna, sopra i 1000 metri di altezza, si aspettano nevicate. A Ragalla il 15 dicembre la sagra dell'olio d'oliva, il buonissimo olio siciliano che verrà degustato insieme all'altrettanto buono pane siciliano, ai formaggi e ad altre pietanze. La Sicilia è famosa per il suo olio, l'olio che in questo momento è fresco verrà degustato poi in maniera classica anche con i legumi. Sagra dell'olio d'oliva a Ragalla. Stefania Auci ha scritto questo bellissimo libro che è diventato un best seller un po' in tutto il mondo. È una saga siciliana, una saga di una famiglia siciliana. Ci sarà la presentazione del libro il 20 a Palazzo Dalì a Trapani, 20 dicembre, se vi trovate a Trapani. Andate alla presentazione di questo libro di Stefania Auci, ci sarà chiaramente anche l'autrice. Il libro, ripeto, tradotto in diverse lingue. Per qualunque informazione, al solito ulteriore informazione, non esitate a contattarci. Il nostro dipartimento culturale è a disposizione dell'intero mondo, a disposizione di chiunque voglia Sicilia. Questa è la nostra missione. Realizzato dalle donne di Castel Termine, un comune in provincia di Agrigento, un comune vicino a dove è nato Empedocle,
a dove è nato Pirandello, quindi sembra che ci sia una sorgente di ispirazione. Questo albero fatto dalle donne interamente ad uncinetto, un capolavoro, è assolutamente un capolavoro, sembra una ceramica, della Sicilia, porta appunto l'inventiva, la poesia, e porta questi mille colori di questo albero di Natale fatto ad uncinetto. Il comune di Buscemi invece ci informa che è stato restaurato questo bellissimo organo. In Sicilia ci sono tantissimi organi, se fate un giro nelle chiese, che è uno dei tour che consigliamo di fare in Sicilia, appunto il giro delle chiese, potete vedere quanti organi antichi si trovano e si possono ammirare all'interno appunto delle chiese siciliane. Questo è stato restaurato nel comune di Buscemi e nella chiesa di Sant'Antonio da Paola. Congratulazioni quindi al comune di Buscemi. Il 26 dicembre del 1194 nasceva Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, re di Sicilia, durante la dominazione degli Svevi. Diventò famoso per essere un uomo dalle straordinarie qualità, ad esempio parlava addirittura sei lingue: latino, siciliano, tedesco, francese, greco ed arabo. E alla sua corte, alla corte di Palermo, nacque la scuola siciliana. La scuola siciliana si riunivano, insomma, poeti, letterati, e in qualche maniera fu l'avvio della lingua italiana. In questo straordinario filmato dell'Istituto Luce, filmato del 1938, vediamo qua questi canterini etnei. Se vedete lo sfondo dell'Etna, le pecore, insomma, questi personaggi di quasi 100 anni fa. A me fanno sempre un certo effetto vedere le donne che in maniera classica trasportano la giara con l'acqua. Questi contadini vestiti per la festa, arrivava la televisione, arrivava queste bambine quasi con i baffi, i muretti in pietra lavica. Questi paesaggi, ecco questo, i bambini che già da piccoli erano pronti a fare i pecore. Guarda, sono bambine quanto le pecore alte, ecco queste due donne siciliane di un tempo. E guarda il nostro amico siciliano con quel cappello quasi alla turca, era il cappello della festa. Ottima recitazione. E c'è anche il cane, bello baffo, sicilianissimo. Fuiri e vergogna, ma è salvamento di vita. Il fuggire è vergogna, però salva la vita. È proprio molte volte così. Meglio darsela in gambe che fare gli eroi e rischiare di morire. Presso la città di Palermo trovasi un paio di fabbriche saracene, una delle quali, chiamata La Zisa, è situata in un ameno boschetto. È in qualche maniera singolare trovare simili avanzi in tutt'altro luogo che in Spagna. La Zisa che io vidi è interamente costruita sul gusto dei palazzi orientali. Ha delle sale convolte, con pavimenti di mosaico, sorgenti d'acqua, ed indorate iscrizioni dell'Alcorano sulle muraglie. Esiste in un lato di tale edificio una piccola moschea con la sua cupola ed un terrazzo per la guardia destinata ad avvisare l'ora della preghiera. Ecco, è tutto
per questa edizione del Cannolo Report che abbiamo trasmesso da questo mio studio qua in Irlanda. Mi trovo a Bantry, c'è la cartina di Bantry, che è un paese che si trova nel West Cork. La prossima settimana, come annunciamo, ci sarà la prossima settimana, i servizi della prossima settimana, per radio andrà in onda un'intervista a Isabel Solman, la fidanzata, la non fidanzata, ecco, del commissario Montalbano, nella serie appunto il commissario Montalbano, la non fidanzata svedese è stata chiamata. Isabel Solman, intervistata per la radio da Daniel Cotton, andrà in onda a partire da domani, lunedì. Invece mercoledì il documentario della settimana è Somewhere in a Square, Montalbano e l'icona. Siamo andati a Montalbano e l'icona a vivere questa esperienza bellissima in questo paese sospeso tra le montagne e le isole Eolie, un paese incantevole, un paese che riporta al Medioevo con il suo castello, con i suoi vicoli antichi, le case basse. Ci siamo intrufolati appunto nel quartiere medievale e insomma, ne vedrete delle belle. Siamo entrati appunto come al solito nelle case, abbiamo bussato, abbiamo praticamente aperto le porte, i siciliani al solito ospitali, ci hanno fatto divertire, ci hanno accolto alla grande. Somewhere in a Square, in onda mercoledì. Detto questo, vi auguro a tutti una bellissima settimana, and have a smashing Sicily, everyone.